Claudio Navio è un amico che ho avuto il piacere di conoscere qualche tempo fa, l'anno scorso in pratica, soprattutto di presenza, sta partecipando alla seconda BIC, lui proviene storicamente da altri software, scoprendo Blender ha scoperto un nuovo mondo. Non faccio altro spoiler e lascio parlare Claudio, che ringrazio, va bene? Okay. Sei già microfonato, vai a posto, tranquillo. Buongiorno a tutti, io sono Claudio Naviglio e mi occupo di tridimensionale da 30 anni. Ho cominciato in campo architettonico, in uno studio di architettura, ho fatto una decina d'anni, sono passato dal CAD, da AutoCAD, fino alle visualizzazioni tridimensionali. Poi ho aperto nel 98 una società specializzata in rendering e qui sono cresciuto anche a livello artistico, spostandomi anche su altre tematiche, realtà aumentata, realtà virtuale, studio di prodotto, e attualmente sono freelance. E lo scorso anno, faccio una piccola parentesi, lo scorso anno ero qui a scommettere in pratica che sarei riuscito a passare dal software commerciale che utilizzavo a portare tutti i miei lavori 3D in Blender, e quest'anno sono qui proprio a condividere con voi di esserci riuscito. E ora tutti i miei lavori sono in pratica tutto il rendering, la modellazione è affidata adesso al 100% con Blender. E fatto questo salto c'è stata un'esplosione di nuove possibilità di lavori, proprio tantissimo, proprio un'esplosione, ho voluto definire questo con questo termine. Ho dovuto riprendere tutto il mio background, i miei trucchetti, impostazioni dei materiali, luci. Ho fatto un vero e proprio porting dal software commerciale a Blender. È stato un lavoro molto accurato, fatto di di comparazioni foto, rendering, e permettendomi appunto di avere dei materiali fisicamente corretti, credibili, ecco. Per esempio in questo campo qua, è nel campo dell'orafo, mi ha permesso appunto di creare contenuti tridimensionali per aziende e industrie orafe. In questo caso qua, per esempio, Alessia Costa, ho ricreato tutto il catalogo virtuale, tridimensionale, dei vari oggetti. Poi tornando indietro, cioè nel mio campo, io sono appunto nato in campo architettonico, ho ripreso anche tutto il mondo ArtViz e mi sono trovato benissimo, molto stabile Blender, anche con progetti molto complessi. In aiuto mi sono venute anche i vari add-on, sia nativi all'interno di Blender, sia di terze parti. Ne segnalo alcuni, per esempio GarageBand, mi sono trovato benissimo per la gestione della vegetazione, del verde. Oppure, non so, anche EV Generator, che adesso è integrato dentro Blender, basta attivarlo, si attiva tutto il mondo degli oggetti parametrizzati, molto personalizzabili. Quindi scale, porte, finestre, per esempio segnalo Archipack, comodissimo, oppure ho usato anche 3D Map Generator per ricostruire territori interi prendendo i dati dalle mappe satellitari. Qui alcuni esempi. Ecco, questi qua per esempio sono progetti abbastanza complessi a livello di vegetazione, cioè tutto tridimensionale. E attualmente sono impegnato in un progetto di ricostruzione tridimensionale di storica. Questo paese si chiama Corte Emilia
Ed è stato è un progetto pilota, è stato un bellissimo lavoro fatto proprio di ricerca storica, ricerca di punti di riferimento, sia da antiche mappe sia da mappe satellitari. È stato un po' ricostruire dare uno stile anche di rappresentazione, uno stile artistico di queste matematiche tutto sommato semplici, ecco, sono questi volumetti di case, ecco. Però abbiamo dato anche uno stile, abbiamo fatto delle prove se andava meglio fare con matita sanguigna oppure acqua forte o bianco e nero, in modo da creare proprio uno stile. Ecco, qui ci sono alcuni screenshot dell'animazione di questo corto. Anche qua utilizzo di profondità di campo, in modo da un po' animare queste matematiche semplici, ecco. Un'altra esperienza è stata quella anche sempre in quest'anno qua, di scrivere un ebook sul texturing. Non riguardava espressamente Blender, ma Substance Painter. Tutti i modelli però sono stati fatti con Blender. E il progetto editoriale è stato fatto con Scribus, comodissimo software di open source sempre. Poi ho cominciato anche, sempre in campo editoriale, a scrivere con molto entusiasmo degli articoli per Blender Magazine. E Blender, appunto, è stato proprio un grosso stimolo per creare oggetti artistici, ecco, grazie proprio al feedback che dà questo software, quindi luci, materiali, superfici, tutto in tempo reale, ecco. Poi devo dire anche un grazie sia al Blender, al BIC dell'anno scorso, all'associazione. È nata anche una bella amicizia con Francesco Saviano, che è qui in sala, e abbiamo portato è stata una bella amicizia, abbiamo portato a termine svariati lavori insieme. E via via che modellavo, la mia attenzione si è spostata sentivo parlare sempre di questi low poly, cosa sono, cosa non sono, parlo di realtà aumentata, low poly, gaming, low poly. Allora ho cominciato a documentarmi e mi attirava l'attenzione di capire come si potessero sviluppare oggetti con basso numero di poligoni, però credibili, fotorealistici. Allora ho cominciato a modellare. Ecco, anche qua per esempio si può notare benissimo con la matematica molto molto semplice, con pochi poligoni, di quanto sia importante appunto le mappe. Qui è tutto in pratica finto, la cucitura, le smossature. Ecco, per esempio la batteria poteva sembrare fotorealistica, di per sé si nota qua quanti pochi step che è costruita con pochissimi poligoni. Ed è nata anche a forza di modellare, mi hanno chiamato, è stata anche nata una collaborazione con l'Adobe per la creazione di contenuti tridimensionali, seguendo le loro specifiche, tutto sempre modellato all'interno di Blender. Ho portato avanti appunto svariati modelli che poi sono riutilizzati all'interno di Adobe Dimension. Vediamo brevemente questi low poly, le caratteristiche principali. Come ho detto prima, basso numero di poligoni e l'importanza dell'utilizzo di mappe che vanno a simulare i dettagli che non esistono di per sé tridimensionalmente. Guardiamo, non è un tutorial, guardiamo proprio solo i vari step per creare un oggetto low poly.
li andiamo ad analizzare con le singole slide. Primo passo, appunto, creare un oggetto ad alto numero di poligoni, con tanta definizione, tanti particolari, superfici lisce. Non ci preoccupiamo di fare matematiche elevate come poligoni. Il secondo passo è quello di creare invece il secondo oggetto a basso numero, cosiddetto low poly, e questo lo possiamo ottenere o partendo dalla matematica che abbiamo fatto prima, like poly, andiamo a ridurre il numero di poligoni o manualmente o con plugin o con l'utilizzo della retropology, che in pratica è andare a ricostruirci sopra con poligoni su tutta la matematica. L'altro passo è la scucitura. La scucitura, che cosa serve? La scucitura del modello serve poi a fare l'unwrap, a fare lo srotolamento in pratica di un 3D per proiettarlo sul bidimensionale, su una mappa. Il baking è appunto la cottura in pratica è il processo di trasferimento dei dettagli dell'high poly, passarli sul low poly. E questo qua genera, questo passaggio qua fa generare queste famose texture che poi sono alla fin fine 4. Ecco, io utilizzo il workflow, questo metallic roughness, che in pratica è fatto da queste 4 mappe. La base color, la metallic, la normal map e la roughness. Queste mappe sono integrate perfettamente all'interno di Blender con l'utilizzo dei nodi. Io ho la normal map e le altre 4 mappe generate. Nel caso di gaming o simulatori, a volte può essere richiesto più versioni di un singolo modello con risoluzioni differenti, che vengono appunto definiti come LOD, Level of Detail. Questi LOD servono non altro che per esigenze di performance del game engine. Ottenuto tutti questi load e tutto, in pratica il nostro modello è finito per essere esportato o su piattaforme di vendita o all'interno di librerie di game engine come possono essere Unreal, Unity. Qui ci sono alcune piattaforme dedicate alla vendita di questi modelli. Attualmente adesso anche Blender Italia ha il suo shop dove poter vendere gli oggetti fatti in Blender. E non rimane altro che adesso passare alla fase nuova, che è piena di novità, interfaccia nuova. E tantissime modalità, scusate. Cycle più veloce, ora si può utilizzare finalmente la CPU e la GPU insieme. E tutto qua. E Blender. Blender, concludo con questa slide, Blender per me è diventato appunto uno strumento proprio di stimolo per quanto riguarda una mia passione artistica che mi fa esprimere appunto creando colori, matematiche, ambienti. Grazie.